Amleto. La tragedia è un continuo ritornare sulla dicotomia tra illusione e realtà, tra apparenza, finzione e verità, tra non essere e essere. Questa ossessione di Shakespeare traspare già nella scena prima del primo atto della tragedia. Quando sugli spalti del castello di Elsinore, Orazio non crede ai soldati della guardia che dicono di aver visto un fantasma. Poi lo vede anche lui, o crede di vederlo. Ma zitti, guardate là. Ecco che torna di nuovo. Gli andrò incontro, pur se egli mi distrugga. Fermati. Illusione. Ma perché dare un comando ad un'illusione? Qual è il confine tra illusione e realtà? Un altro segnale di questa ossessione di Shakespeare appare nella scena prima dell'atto secondo, quando Polonio chiede a Rinaldo di raccogliere informazioni sul figlio che sta a Parigi. Rinaldo dovrà chiedere informazioni in giro, usando stratagemmi, usando finzioni per arrivare alla verità, facendo credere di sapere che Laerte si sta comportando male, in modo da scoprire se veramente il figlio si stia comportando male o meno. Una frase emblematica è appunto questa. Vedi bene come la tua esca di falsità colga questa carpa di verità. Ancora dunque la dicotomia tra finzione e realtà, tra falsità e verità. La frase è forte.